ragazze, allora, oggi sono qui perché ho fatto un piccolo ordine Elf, proprio davvero piccolo, ho preso solo 5 cose e niente, mi è arrivato oggi e quindi volevo farvi vedere che cosa ho acquistato. Ho preso giusto le cose che mi incuriosivano di più, anche perché io di Elf ho poche cose, un pennello che avevo comprato io, con cui mi sono trovata molto bene. E poi varie cosine che ho vinto grazie al concorso di Silvia, che saluto, un bacio. E allora, partiamo subito, tanto i prodotti sono pochi. Innanzitutto salutate il mio ospite, come vedete qui c'è Jean Paul che vi guarda dalla mia faccia. E quindi, niente, oggi abbiamo una guest star. Tra l'altro ho la luce sparaflesciata e sembro, non so, fa molto interrogatorio dei film polizieschi, vabbè. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo blush della linea base che mi piace tantissimo, ma proprio è bellissimo. Si chiama Glow, ma è scritto veramente molto piccolo. Chissà se la mia videocamera fa la brava e mette a fuoco. E dai, metti a fuoco, per favore. Per favore, dai, ma porca di quella miseria. Yeah, ce l'ho fatta. È questo bellissimo color pesca, molto luminoso. Sì, se faccio così non si vede più niente. Questo qua, forse così potrebbe aiutare. No, mi stanno chiamando! Ok. Scusatemi, comunque stavo dicendo che vi ho acceso l'altra lucina, forse così vedete meglio il colore. È un po' più tenue da come si vede in videocamera nella realtà. È un color pesca rosa cipria scuro, è veramente molto carino e ha dei riflessi, delle perlescenze. Forse l'odissea è finita, vediamo se mi chiamano ancora. Comunque vi ho fatto lo swatch. Ed è questo qui, vedete com'è carino. Forse si vede ancora meglio dal dito. L'ho già messo sul viso ed è naturalissimo, mi piace veramente tanto. L'ho pagato solo 1,70 euro. Fantastico, ci sono quanti grammi? Non c'è scritto. Vabbè. Poi il secondo prodotto che ho preso è questa refill. Che si chiama Moondust ed è un marroncino. Questa qui ovviamente l'ho già usata, l'ho usata oggi, anche se comunque il trucco non si vedrà più perché mi sono truccata stamattina e adesso è sera, quindi non si vedrà più niente. Ed è questo marrone qui, un marrone abbastanza freddo, sì, è abbastanza freddo e ha sempre delle perlescenze sul dorato. È molto, molto, molto polveroso. Non è che sia scriventissimo, però, cioè di solito quelli polverosi sono anche abbastanza scriventi. Invece, cioè non saprei. Non sono rimasta molto soddisfatta. Eccolo qua, lo vedete? Qui lo vedete? Questo qua. E, cioè, oddio, lo vedete, vedete anche voi che non è che scrive molto, si vede davvero davvero poco. Non lo so, voi come mi siete trovati con gli ombretti Elf? Perché io ne ho preso appunto questo qui per provarli, però, cioè, non ne sono rimasta molto soddisfatta. Fatemi sapere se ho preso io quello sfigato, oppure se in generale proprio così gli ombretti Elf non sono scriventissimi. E la cialdina comunque è molto piccola, penso sia una cialdina come quelle MAC, e più o meno grande come un 50 centesimi, forse leggermente più grande. Però anche se l'ho pagata 1,70 euro, insomma, sono rimasta un po' così. Anche se il colore è veramente carino, peccato che non scrive. Poi il terzo prodotto è la Mineral Booster, questa qua. Io l'ho presa tinted e ho preso quella piccola. Meno male che ho preso quella piccola perché ho
ho notato che è un po' troppo scura per la mia pelle. Ho detto la prendo piccola così vedo com'è, come mi trovo e poi se mi trovo bene con questo prodotto, ogni tanto mi blocco, penso, faccio girare il cricetino, comunque se mi trovo bene con questo prodotto di nuovo, lo ricompro poi a full size, in taglia più grande. Però credo che prenderò l'altra versione perché non lo so, mi sembra un po' troppo scuro per la mia pelle. Comunque, anche qui fatemi sapere come vi siete trovate voi. Poi, infine, ho preso due. Ah, non vi ho detto il prezzo della Minimal Booster, l'ho pagata 4 euro. E poi ho preso due pennelli. Il primo è questo qui che si chiama Small Precision Brush. Eccolo qui, e ha una punta molto molto sottile e l'ho preso perché voglio provare a fare la pencil technique. Non so che risultato verrà fuori, non so cosa combinerò, però ho detto vabbè, proviamo, tanto un pennellino piccolo di precisione è sempre utile. Anche questo ho pagato 4 euro e infine ho preso il tanto chiacchierato powder brush. Questo qui, se ne è parlato tantissimo sul tubo di questo pennello. Io questi due non li ho ancora provati, mentre gli altri tre prodotti li ho usati oggi per truccarmi. Questi qui non li ho provati ovviamente perché prima li devo lavare. Però questo qui mi sembra veramente morbidissimo, cioè è veramente. Ti viene voglia di stare lì tutto il giorno ad accarezzarlo. Adesso è pieno di polvere, cioè sto facendo così e vedi la polvere che va chiu 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 e gira, però. Non vedo l'ora di usarlo, anche perché secondo me per il fondo minerale è veramente una figata pazzesca. Non l'ho neanche provato, ma già mi sta gasando questo pennello. Anche questo ho pagato 4 euro. E niente, questi erano i miei acquisti Elf. Come vedete non ho preso tante cose, ma perché poi ho intenzione di fare un ordine un pochettino più grande, più avanti, magari quando c'è una promozione che so del 20%, del 40%. E fatemi sapere quali sono i vostri prodotti elf preferiti. Appunto, se anche voi vi siete trovate male con gli ombrettini in refill. E basta, questo era il video. Spero di non avervi annoiato e vi mando un bacio grande. Alla prossima, ciao! Invece di mettere play, metto pausa. È molto per. Sì, permaloso. È molto permaloso l'ombretto. Controllati. È femminile, quindi dovrei dire mi sembra un po' troppo scura. Non so perché mi sembra un po' troppo scuro. Però, vabbè, piante. Ora spegniamola questa. Forse era meglio prima. Che dite? Sì, era meglio con la lucina.